Allora, stiamo trasmettendo su Facebook la nostra lavorazione di un modem di un iPhone 7 Plus, digasi anche Plus. Ok, Chiudo un attimo un occhio. dunque, abbiamo già tolto la baseband che stava qui. Ora abbiamo preparato un po' la situazione, abbiamo ripulito dalla resina, abbiamo spianato, adesso vediamo cosa possiamo fare di altro e poi procediamo a mettere di nuovo a posto la baseband, il modem. Allora, non sono saltate delle piazzole che ci servono per la riparazione. Facciamo un paio di ponticelli, uno qua e uno là, dopodiché possiamo procedere. Allora, penso che pulendo si vede meglio. Ciao Massimo, buongiorno. Grazie per niente. Qui tutto ok, grazie. Siamo tutti mascherati. Si sente la voce ovattata perché rispettiamo le norme del concorso. C'è anche Gianni che fa l'uomo mascherato qua. Se non mi credete ve lo faccio vedere, sta facendo l'uomo mascherato. Che mi hai portato di bello dalla macchina? Niente, sono andato a prendere il coso per le lenti perché Ah, una mi è uscita. te le devi togliere? Mi è uscita una. Ma scusate, voi non credete che è mascherato? Aspettate un attimo, eh? Allora, togliamo il microscopio. Eccolo qua, guardate. Fatti vedere dove stai. Eccolo, è l'uomo mascherato, è lui. Senti, ma... Ah, pure io sono mascherato, come vedete. Cosa vuoi rubare qua? Eh? Basta, eh? Niente, qui c'è niente da Non è rubare, una rubi. banca qui, eh? Quindi non so perché ti sei mascherato, ma hai sbagliato posto per fare la tua rapina. Sono venuto a rubare il mestiere. Ah, quello ormai lo dovresti aver rubato, altrimenti vuoi rimanere a lungo. No, a Ah, voglia. allora, stiamo preparando il baseball. Ah, allora. Questa piazzola qui già è mezza partita, per cui già facciamo il ponticello, ma si vede che si muove. Detto che può andare ora a casa sua. Chi devo andare a rubare? Ah, non lo so. No, a lavorare da lui, non a rubare. Perché vuoi Chi è? rubare? Ah, ma se proprio ti piace rubare, vai, vai. Chi è? Massimo ha detto che può andare a lavorare da lui se vuoi. Chi è? Sì. Sei in diretta? Sì. Devi parlarmi? Sì. Vengo lì, aspetta un attimo.
prossimo iPhone Assistant. Pronto. No, io che non ci sono stato, lì sono. Addirittura. Dici? Cioè, non si potrà più uscire? Scusate, ma mi hanno chiamato per un cliente, per parlare con un cliente, eccomi qua. Allora, continuiamo, stiamo grattando per poter prendere la parte dove saldare il nostro ponticello. Stiamo cercando di fare questa seconda parte. C'è un cliente al telefono che voleva dei chiarimenti, abbiamo detto quello che dovevamo dirgli. Io non ci sono stato dentro casa, pure una passeggiata, ma ci devo andare. Non posso, perché posso girare a macchina? Ui, abbassate la voce. Si sente tutto il vostro discorso. Poi se volete pubblicare ditemi. Ok. Dici che glielo faccio pure a lui. Devo andare a lavorare. Capito già? Sì. Ok, abbiamo scoperto le due tracce. Possiamo andarle a ponticellare. Ah beh, certo, pure è normale. Chi è andato in bagno? Io no, perché? Qualcuno ha lasciato la porta aperta. E non so, non posso essere stato io. Non mi chiamo Taira. Oh, aspetta. Stiamo adesso utilizzando il nostro saldatore con la punta più piccola che abbiamo per finalizzare questa parte. Ok. Mignarelli ha detto che ti fa il permesso pure a te per circolare. Oh, scusa, io poi parto da casa mia. Dice tu sei nato, c'è il mercato, da essere lunga. Abbiamo il mio Toyota. Abbassa la voce! Oh! Abbassa la voce! State a pubblicare tutto quello che sta a dire su Facebook. Ma io non lo so sti due. Sono proprio incorreggibili. Ragazzi, sono arrivate finalmente le trecciole nuove. Quelle. No, questo non è quello di domenica, questo è un iPhone 7 Plus. Antonio, è un altro. È un altro che abbiamo riparato l'audio, purtroppo si è. Andare a fare una passeggiata a Vespa perché questo non voleva sentirne, abbiamo dovuto scaldare, alla fine l'audio è andato, ma anche la baseband è tutta colpa di Gianni, che sta lì a parlare, a chiacchierare, a discutere. Abbiamo fatto anche altre riparazioni, visto che ce ne avevamo in abbondanza, le stiamo facendo, approfittando del periodo di stasi. Ok. Queste mi piacciono così e le lascio così. Vi piacciono a voi? A me sì, ma proprio tanto. Carine, vero?
Si vede bene, sì. Vediamo se è messa a fuoco bene da voi. Allora, così dovrebbe essere che vedete bene. Poi qua c'è sempre da aggiustare questo microscopio perché la messa a fuoco è variabile, come si dice. La messa a fuoco varia. Dunque va bene, quindi... Ti saluto al paro Massimo. Che ha detto che lui non può uscire? No, ha detto che non esce. Ti faccio un foglio anche a lui, qual è il problema? No, ha detto che domani chiudono tutto, non si può più uscire. Davvero? Sì. Chiudono proprio tutto? Stiamo diventando ancora più seri. Ma i corrieri almeno... Cioè, chi ci porta da mangiare e da bere? Lo va a comprare. I politici? Ah, comprare. Quindi possiamo uscire? Si è chiuso sì, tutto? Andiamo al supermercato. Ah, questo che... Io qua davanti, già fanno la fila di ore. Lo sai? Sì. Tu fai una cosa, va giù, prendi il numeretto e torni a casa. Quando tocca a te... Ma non ci sono i numeretti, è quello il brutto. Ah, ecco. C'è una fila che inizia da ancora la luna. Ah, sì? Sì. E fa... chiedi a... Taira! Taira! Arriva da New York, ha detto, eh? Spiega al ragazzo che fila c'è per il supermercato, che non ci crede. Che fila c'è al supermercato? Dove inizia? Ancora uno, no? E poi arriva ancora alle stelle. Ma sei in diretta? Sì, vabbè, non di il nome del supermercato, di che c'è la fila. Ma c'è, scusa, quanto c'è di fila? Mezz'ora? Dipende, entra una volta. Allora, quando è stato venerdì, quando c'era ancora una marica con noi, c'era una fila tipo di 20 persone. E tu sai come è fatto il supermercato? Beh, c'è sì, il parcheggio. Sì. Praticamente è così, no? Faccio il supermercato e poi è tutto così. Allora, prima c'era una fila tipo di 20 persone. Sì. Stamattina la fila era così. No. Cioè tutta questa tutto fila così. Hai fatto la foto, da? Hai fatto la foto della fila? No, glielo spiegato. Ah, ha detto così, pensava che lo vedeva. No, tipo, questo è il supermercato, no? E questo è il parcheggio. Sì. Te lo ricordi? La fila parte così. Da fuori al parcheggio? Fa tipo un serpentone. Tutto in giro. Sì, vabbè, per far entrare una alla volta sono freschi. Infatti io non vedo. Sai che dovrebbero fare? Il governo ci porta da mangiare e bere gratis. Bravo. Così dobbiamo andare a fare spesa, no? Sì, perché sennò rimani là. Sì. E qui, o ci vai la mattina presto, se c'è tempo. Mi faccio le insalatone. E quindi vuoi offrire l'insalata pure a noi? Se la vuoi, non ma c'è? Così non ho più il problema di dover andare lì a Anche perché quando ritorni poi? Ma se bloccano pure i mezzi pubblici siamo messi bene. Io non esco, però chi deve uscire? Ma tu mi devi dire, no? Non blocchi il mezzo pubblico, continua ad andare avanti l'infezione. Ti bloccano quindi? Per me. Ma se sui mezzi pubblici ognuno si mette la mascherina? No. No, niente mascherine? No, non è niente mascherina. Come? Mi hai utenti. Sì, sì, sì. Guarda, qui puoi vedere. Ok. Non so quanti, perché ieri ho fatto una diretta, non c'era proprio nessuno, ma tutti quanti erano preoccupati. Guardi, questi sono tutti quelli di oggi, c'è anche Massimo. Lo vuoi salutare Massimo? Sta a casa. Ciao Massimo. Vorrei venire ma rispetto alle regole della comunità. Ma scusa un attimo. Tu appena che entri qua sei sterilizzato. Ah, domani sera mangiamo la pizza. Vieni pure tu Massimo. Massimo, andiamo a mangiare la pizza domani. Che fai? Vieni o no? Dici la verità. Rispettiamo le regole della comunità. Anche in pizzeria entreremo con le maschere. La scanseremo solo un attimo e fa passare la pizza. Bollente, sterilizzata. Scusa, la pizza quando è sterilizzata è bollente, no? Certo. Giusto? Sì. Avrai bollenti spiriti. Io ho quasi fatto i pontici, mi manca uno, poi tu sei pronto con questo cacchio del modem? Sì. E te devi dare una mossa, mica posso aspettare te, eh? No. Qua stiamo lavorando per te, eh? Certo. Questo non è mio sto telefono, è tuo. Più o meno, tu. Ah, ecco. Dipende, meglio. Se me lo regali me lo prendo. No. Quanti gigabyte? 128, meglio 256, già, con 128 che ci faccio? Niente. Io sai, ci devo mettere un po' di musica, un po' di donne, un po' di ricette di cucina, un po' di musica, un po' di fai da te, un po', insomma, di tutto. Un po'. Già il mio mi sono rimasti solo 50 giga disponibili. Ed era da 256. Mi si sta consumando lo spazio, porca miseria. Mi serve la punta fine, eh. Buongiorno Nello, grazie, buon lavoro pure a te. Non so, io...
Secondo me tutti quanti stanno a casa, non fa niente. Oh, c'è anche pure Iori Iori, chi si rivede? Ciao Iori! E poi Iori, com'è il tempo a Firenze? Qui il tempo è buono, c'è il sole, tigre è uscito, è andato a fare la tigre, contro tigre. Allora, altra ponticello qui, però qui abbiamo una situazione un po' particolare, quindi direi prima di mettere lo stagno di fare una cosettina, diamo una pulitina qua. Siete d'accordo con me di isolare prima le piazzole accanto? Grazie della vostra comprensions. Mi serve qualcosa che sia utilizzabile per mettere il solder maschio. Trovato. Facciamo uscire un po' di solder mask, perché se non c'è, non c'è, non c'è. Il tempo è bello, sono già le 12.33. Dai, che lo finiamo prima dell'uno sto coso già. Vediamo. L'audio ci sta, il wifi è tornato con l'audio, come succede sempre quando sparisce l'audio. Manca solo la baseband, che vuoi che sia? La baseband, mo. Oddio quanto hanno messo dei solder maschio. Ma lo devo togliere un po', è troppo, quanto è troppo è troppo, quando è poco è poco. Già me ne è scappato un po' di solder maschio, però vabbè, meglio abbondare quanto deficitare, giusto? Tu tanto lo sai il latino come le tue tasche, no? Sì. Che c'è nelle tasche? Niente, quindi non lo sai, è posto. Allora. Dunque, vediamo un po' di asciugare, oh, era troppo, ma si è proprio tolto però, da troppo niente non va bene. Ma dove va a finire il solder maschio? Ma dori dove dormi tu? Dunque, noi abbiamo dei stagisti che si sono rimasti a casa a causa non essere di Roma. Abbiamo però una corsista, Paola, che viene tutti i giorni, salvo permettendo il traffico, arriverà anche di pomeriggio. Diciamo che avrebbe finito solo il primo giorno, perché facendo mezza giornata, lei un giorno gli vale solo come mezzogiorno, non so se mi sono spiegato, e quindi sta facendo esperienza, perché viene da una situazione di non saldatura 100%, anzi 200x200, e le stiamo facendo fare esercitazione per imparare. Una volta superato il primo scoglio, che è saper bene, tenere bene in mano l'attrezzatura, si parte in quarta. Gli abbiamo detto naturalmente che questo tempo, diciamo, che adesso stiamo impiegando per imparare, glielo faremo recuperare, perché vogliamo svolgere il programma e lei pure ha intenzione di imparare, no? Diciamo che adesso sta a livello di quando tu venisti qua, già ai primi tempi, esatto, che facevi strage. Pure lei si impegna a fare strage. Oddio, mi ricordo. Comunque non solo tu, quando venisti qua facevi tabula rasa, erano tanti che arrivati qui che non avevano mai fatto saldature, che spaccavano tutto. Poi piano piano cominciavano a fare qualcosa, insomma. Piano piano. Molto piano, tu ci hai messo 2 anni, quant'è? Un anno? Io 6 mesi. Ti chiamavano Attila, giusto, prima? Sì. Tanto c'è un altro Attila, non ti preoccupare. Ok, anche questo abbiamo solder maschiato. Com'è venuto? Bene, no? Beh, falla bene, perché dopo se non funziona non dà la colpa a me, Falla bene un Kaiser Lager. Quello che devi fare è fallo bene, fallo pure presto. Qui è macello. Hai fatto una schifezza? No. Hai rotto la baseball? Neanche. Vuoi essere pagato? No. Che fai tu? No, ho detto, scherzavo, capito. Pensavo che tante volte se mi paghi non vale, se mi paghi non vale, se mi paghi non vale, giusto? Quella canzone lì, no? Sì. Ok, allora punta fine, facciamo quest'altro ponticellino e dopodiché siamo arrivati a Cellino San Marco, basta. Mi sembra che manca solo una piazzola. Non ti è venuta? No. Ma una però, È sempre colpa tua, già. Cioè, se non è venuta vuol dire che o non voleva venire, o tu non l'hai fatta venire, non so. Esatto. Lo so che tu con le donne, che vuoi, la vita mia. Trecciola. Oh, tu sta qua. Ragazzi, ho comprato questa buonissima trecciola che costa una barca dei soldi, però essendo 30 metri, no, a me basta questa.
Poi sono arrivate anche quelle normali, cioè abbiamo finalmente No, perché l'ho anche presa da una te, sì, sono un ladro, ecco. Chemtronic, quella sottile, eccetera. Cioè, sono finalmente arrivate con quelle di prima, ragazzi, stavo con lo alla gola, capito? Non si può lavorare con le trecciole che non funzionano su. Queste sì, anche Gianni l'ha detto, queste sì, giusto? Quando sono buone, sono buone. 6 mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dopo dentro questa valigia tutto il nostro brodo non ci può stare. Oh, è giù, ok. C'è qualcuno che urla già. Come ti sta andando a rubare la macchina? Ok, anche questo ponticello l'ho fatto. A modo mio, tararà, a modo mio, avrò sbagliato, sai, ma a modo mio, shabadadam, daram, 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 daram. Io sarei pronto, lei è pronto? Ehi, c'è qualcuno in casa? No. È assente, ragazzo. Ce ne abbiamo anche altre da fare, questa ve la stiamo facendo vedere così imparate come si lavora sulla base, ma non copiatemi troppo, perché io ogni tanto che vado così, vedo qualche video di qualche altro che ha pubblicato su qualche riparazione e mi specchio. Lo laboratorio è la copia identica del mio, non lo so perché. Tutta l'attrezzatura, poi non lo so, uguale, uguale, uguale. Per esempio il microscopio, beh, non so la marca, che ne so, l'aspiratore di fumi lo stesso, il schermo uguale. Oh. Il saldatore, vabbè, il Vellero ce l'hanno più o meno tutti, o Vellero quell'altro, no? Tutto identico, dico, caspita, qualcuno mi ha clonato. Allora, direi di andare intanto perché aspettiamo quel ragazzo lì che ritarda, di mettere un po' di soldi al baschio in questa zona qui che ce n'è bisogno, eh? Ah, però se dovrei mettere prima le induttanze, mo che mi ricordo, se no poi il ragazzo dice, ma le induttanze non le ha messe? Ammazzavo, io Mi ero dimenticato di mettere. penso proprio Ma ti servono le induttanze già? Sì, forte, sono proprio diventato come forte. l'aceto. Vabbè, Come mo sta a l'aceto. guardare il capello. È forte, mo lui. Ragazzi, le induttanze le rimettiamo subito, perché mo mi ero dimenticato che l'avevo scansate per lavorare più comodo. Quella è laggiù, si vede che ci mancano, no? Ci sono due buchi liberi, due battitori liberi là. Andiamo intanto a seccare pure quest'altra solder maschiata che abbiamo fatto. Le induttanze ce le abbiamo da parte, le ho tolte preventivamente, onde evitare che si togliessero da sole. E quando si tolgono da sole si rompono e io poi mi girano i zibidei. Da basici. Sì, quella roba là. Aiaiai, Gianni, ma la maschera lo sai che fa male in faccia? Mi Non so. fa la forma della maschera in faccia. Apposta metto il cover, Quando mi vedono pensano che scaldacollo mi hanno preso a schiaffi. lì. Apposta metto lo No, scaldacollo. tu ti metti lo scaldacollo perché sono scalda bivande. Vabbè, le due induttanze ce le abbiamo qui, vi giuro che stanno qui. Gianni non le ha nascoste, le voleva nascondere, per me no, non l'ha fatto. Ora adesso, prima di metterle, noi furbescamente, perché queste due induttanze tendono a sposarsi con le altre, metteremo anche lì un po' di solder femmina, scusa, maschio, dopodiché possiamo mettere le induttanze. Vi consiglio di fare altrettanto, se voi guardate qui, no? Le piazzole qui sono molto ravvicinate, no? Queste con quelle. E tendono sempre a farsi il matrimonio per conto loro. Noi gli impediamo di sposarsi, ok? Come glielo impediamo? Prendiamo un po' di questa roba verde, gliela passiamo qua. Qui in mezzo, vedete qua. Di modo che non si possono fidanzare senza il nostro permesso. Hai finito questa roba? Sì, Era ora. È che è fidanzato. venuta bene, No. facciamolo vedere, va. Fammelo vedere, il chip, non pensa male. Allora, che è quella roba nera là? È Oh, una cosetta in la più. devi pulire, Ma no, quella che me non lasci i regali di serve. Ma Natale. sì. Pulisci sto coso, dai, L'ha daglielo. pulito. Se non Ma l'hai pulisci, fatto tu ma adesso. lavati le mani. Lo sai che bisogna lavarsi le mani almeno 5 volte al giorno d'oggi, no? Zitto. Appena che è, dopo che è e anche quando è, no?
Ecco, vedete ragazzi, un po' di solder maschio vi evita di dover poi dire, ah, capito, E dico, come mai me lo ci hai mandato sta roba qua? Mo? no? Io non ho mandato niente, Ma cioè come no? Sei stato te che era tutto c'era pulito. già, sì, tu sei pulito, sì, a fare il guardiano da No, caccia. vedi, mo sì. Ah, ok. Abbiamo isolato adeguatamente le piazzole dalle piazzole. Ora le possiamo seccare, poi mettiamo lo stagnuccio, un po' di solder maschiuccio, che vuoi tu? Da. Oh, è pulito? No. A occhio sembra sì, ma guardiamo col microscopio, perché il microscopio dice la verità, mica dice la bugia, dove sta? Allora. Meglio di prima ci va, Sì, eh. potevi fare di più, eh. Vai a casa. Senta ragazzo, sì, questo è pronto, quasi è finito di preparare, metto le due Vado a indentazioni, rimettermi la lente. perché non ci vedi? E No. vedi Anna? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dietro questa valigia non ci può entrare più niente ormai. Ok, allora siamo quasi pronti. Andiamo a rimettere le due induttanzine e poi siamo pronti, prontissimi. Allora, ci vuole un goccetto di stagno? Oh, sì, su, crepi l'avarizia, appena appena, perché dopo questo se no si ubriaca e non funziona più. Poco poco di stagno senza esagerare. Allora, frussante qui. Frussante va sempre messo, eh. Frussante è come il cacio sui maccheroni. Se sui maccheroni non ci metti il cacio, non c'hanno sapore, no? Poi se non ti piace, mettici il parmigiano, che ne so, mettici il pecorino, insomma, qualcosa mettici. Ok, lo frustante l'abbiamo aggiunto. La punta non voglio questa massiccia, voglio quella piccola, così mettiamo poco stagno. E andiamo a mettere un goccetto di stagno da queste parti. Se ci lasci non vale. Se te ne vai non vale. Allora, qui, un goccetto, ok, ho detto un goccetto, senza esagerare, su, condividiamo con l'altro amico qua, su, ok, un altro pochettino, basta, non fare le bizze, vediamo qui se lo stagno c'è già un po', poco poco c'era, sì, vedete, ce lo facciamo bastare questo, aggiungiamo una tecchia, aggiungiamo una tecchietta, poco poco, no, dopo questo si ubriaca, raga, non esagerate con lo stagno che poi questo si ubriaca. Comincia a dare i numeri così basta. Ok, togliamo un po' di solder mask sul bordo appena appena di più ce n'è. Dopodiché saldiamo le due induttances. Allora, qui vedete questo. Se ti togli non vale, se ti togli non vale. Siamo pronti per saldare le due induttanze che abbiamo rigorosamente messo da parte. Tutto il resto è protetto. Prendiamo le due induttanze e le spariamo sopra qui, una, quella grande è questa, vediamo un po' è sporca da questa parte, togliamo un po' di questa sporcizia, sennò va a toccarsi lì e non si salda bene. Se ci lasci non vale, se ci lasci non vale, se ci lasci non vale. Ok, allora, vediamo se dietro le piazzole sono carine o vanno rinnovate. Sì, no, vanno bene. Ok, allora, scendi giù, state qui, non te muove, grazie, buono. Ok, prendiamo l'altra induttanza. The Induttance. Mi ripeto, l'abbiamo rimosse apposta per far sì che non andavano a spasso, perché poi senza il nostro permesso a spasso non si va. Pure questo c'è un po' di resina laterale, vedete? Perché è stata rimossa e basta. Gianni, rispondo io a questa donna? Boh. Chi è? Ho Una sentito un rottura nome. dei coglioni. Ho sentito un nome, ma non so chi era. Pronto? Pronto? Sei pronto? Non sono pronto?
Ehi, dove vai tu? Che Anche te? corsa! Ok, qui, Ah, grazie. sì, ok, sì, sono io. Allora, Buongiorno. un altro, no, un altro. Ehi, un po' più qua. Ok, andiamo a saldarle senza spaventarle. Partiremo con l'aria bassa. Poi se serve alzeremo un po' il vento. Come dice la canzone. Ah, dove passa il vento? Ah, quanto male ti farò. Dunque, allora, adesso eravamo a 120, però qui bisogna essere parchi, per cui partiremo da un vento di 50. E la temperatura che useremo è 3,20. La sto alzando perché l'abbiamo abbassata per fare alcune operation diverse, diversamente abili. Ok, ci siamo. Andiamo a saldare le due induttanze. Piuttosto la 14 Se ci effettivamente. lasci non vale. Val di Se Diego ci è lasci. pronto. Dove vai? Stai lì. Sta buona, No, come cuccia. appartamento ho cambiato Ah, allora conviene saldare uno alla volta, va? Questo Diego, piccolino lo dopo saldiamo parlo. dopo. Ciao. A te ci penso dopo. Passiamo prima a questo, va? Vai. Sì, sempre, ma dietro l'angolo, fa angolo rubatissimo, mi basta un po'. Ok, prendiamo la seconda. Sì, Se ci no. lasci non vale, se ci lasci non vale. Ditelo in Tutto voce, il dai. nostro passato. Scusate se sono allegro, eh. Non sono allegro perché la situazione è critica. Sono allegro e basta. No, 66. Sì. No, no, non è vero. Sì, ma non è nome mio, però. Abbassa il volume, grazie. Forse Meglio perché... che canto, se no si sente questo che dice un sacco di corbellerie. Questo ragazzo che conoscete là. Sta dicendo un sacco di corbel. Alziamo un po' il vento. Ah, come esalta il vento. Sì, non si vede. Io sinceramente sto strano, non vedo niente. Questa è un po' storta, vero? Appena appena qua, no? Sì. Ok, nuova meglio. Bene. Vi piacciono? Se non vi piacciono, le facciamo fare a qualcun altro che le fa meglio di me. Allora, le due induttanze nuove di zecca le abbiamo rimesse a posto. Non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Siamo pronti per andare a mettere la base, bando. Controlliamo se è tutto a posto. Prima di mettere la baseband, cosa faremo secondo voi? Io lo so, però era giusto per vedere se anche voi lo sapete. Gianni, cosa farei adesso secondo te? Prima di mettere la baseband, te l'ho detto prima, però siccome tu sei anziano non ti ricordi. Cosa ho detto che facevo prima di andare a installare la baseband? Le induttanze le ho rimesse, guarda, quando sembra che sono sempre state lì belle, giovani e forti. E Induttanze, sì, poi hai fatto poi? Non ti i ricordi? filetti. Non ti ricordi? No, ho fatto i filetti a modo mio. Guarda che bel filetto che ti ho fatto qua, guarda per esempio. Lo vedi il filetto? Sì. No, Non c'è il filetto, l'ho fatto di stagno. no, Che cos'è no? non puoi farlo di stagno. Ma stai tranquillo lei. Perché No, che perché si succede? rompe. Che cosa si Quello rompe? di stagno. Non va bene. Non va bene? Ok, allora dopo se si rompe lo faccio rimettere a te. Si vede subito se si rompe, perché andremo con la... Fuori si vede, no? Andiamo col multimetro, vediamo se c'è il valore. Sì, col tempo si rompe. Ah, col tempo. Quale tempo? C'è il sole. Devo fare con i filetti! Tieni, falli tu, va. Tieni. Ok, vai. Tieni. Perché con i filetti? Non va bene così, non ti Va bene, piace? no, per me va bene. Oh, c'è anche Roberto Rinaldi, guarda. Roberto che starà sicuramente lavorando quintali di carne e ne sta vendendo Che fai, niente. carne? Lui vende la carne, Ah, voi non lo la sapete. carne, ho capito le Ca no, canne. le canne, oh, quelle te le fai tu. No, è un fumo. Ma davvero che si rompe? Chi te l'ha Sì. detto?
Da chi l'ha saputo? Da quale pulpito viene la predica? Ma la smetti di fare, mi sembra una pecora. Dai, ricordi. Vabbè, non le fa, lascialo così. No, no, sia buono, non si rompono. Ma chi è che te l'ha detto sta cosa, Matteo? L'ha letto sul manuale di enigmistica? Ancora, questa è. Non posso dirlo adesso. Ah, vabbè. Senti, fai una cosa, va a fanculo tu e lui. Capito? Se lo vedi, dice fanculo, era a prescindere. Ok, allora hai capito cosa voglio fare adesso, finalmente? Sì, Cioè, rimetta a baseball. ma che? Dopo la metto, prima un po', teniamo fermo tutta la situazione qua, no? Non vedi che si potrebbe muovere? Ma il sordo del maschio l'ha messo prima. Ma che l'ho messo per non farlo attaccare l'uno all'altro? Ora mettiamo a fare tre fermi, no? Abbiamo dovuto rimuovere un po' di resina, ma ce la mettiamo noi a modo nostro. A modo nostro, a modo Dai, a nostro. modo mio. È quasi fatto, su che ci vuole a mettere una baseband? Quando è tutto pronto è un attimo, sei buono pure tu. Da io sicuramente. Quando è tutto pronto, ho detto, non Ma prima. io Io lo metto sicuramente. così, perché se no quella mi cola di qua, no? Esatto. Tu con la forza di gravità. Non cola. Tolgo sopra perché mi serve fare i test. Deve essere solo sui laterali, capisci? Vedi così, no? Come hanno fatto prima con la resina, quando ho due soglie che stavano in mezzo alle scatole, no? Che mi passa la lampada UV, grazie, buon uomo. Grazie, scusi il disturbo, Prego. eh. C'è ancora Massimo, ha detto che ti saluta, vedi? Sì, ciao Si Massimo. rompono, ha ragione, ha detto. Senti, pure Massimo ci si è messo, eh. Ma che, vi siete coalizzati? Ma mi tocca fare ponticelle per non sentirvi. No, no, per me fa come deve fare, però si Per rompono. non sentirvi, eh? Vabbè, li faccio, basta che la smetti, eh? Gianni, fallo te, ha detto. Ti è, fallo te, va. Che Ma io non c'ho tempo, devo mangiare la banana. ore sono? Ah, vabbè, banane ormai. Dov'è la banane? Quante te sei portato? 5 oggi? 8. Ok, possiamo anche raddrizzare perché mo non va più per forza di gravità, no? Questo dopo già po pochi secondi già ha attecchito, no? Giusto? Dico bene? Ha detto Roberto, se te le fai te le banane. Ah no, falle te questo, quella di. Dai, mo non c'ho tempo, è l'una. Ok, e dormo vivo in coppa sta nonna nonna, non motivo antica piazza tempo fa. Ma ti faccio sti pomodori basta No, ma non li finisce, eh! A me fa. piacevano così, non so perché mi piacciono fo alla follia così. Ma mi piacciono pure a me, ma Ma perché non non so buoni? funzionano. Non funzionano? No. Vabbè, dopo ritorno da te e fa pagare un'altra volta. Sì, mi tocca ammazzarlo, che Ma che ne stiamo? sa che gli hai fatto la baseband? Tu di per sé a questo gli hai fatto decidere l'audio. Vabbè, insomma, siamo persone serie, su. Facciamo i disonesti. Gli onesti, voglio dire. Allora, vabbè, facciamo questi ponticelli, basta che la smettete. Ops, 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 ops. Ma che balle però, questi ponticelli fatti sempre allo stesso modo. Ogni tanto bisogna variare la merce, no? Sì. Eppure guarda la zoccalini, li vedi? Guarda la E io tie. lo Ti vedo. fanno schifo. No. A me per niente proprio. Mi piacciono pure a me. Guarda quanto zoccalini, sembra che sono stati sempre lì. Ma smetti questa banana che c'ho fame pure io. Questo mi si mangia le banane vicino. Ma non si fa così, eh? Vabbè No. che è l'una, ma insomma, io allora metto a mangiare pure io e ti abbandono. Ma questa che si è alzata, no? Si vede un po' poco. Ecco, così vedo meglio, eh? Tu vedi bene? Ha pagato il biglietto? No. E allora non va bene. La punta fine c'è? Sì. Andiamo, eh? Questi ponticelli, se no si rompono. Poi che vi ho sentito. Vi siete equalizzati, eh? Prima, vi siete parlati prima, via per via. C'è poco pulsante, un pochettino, grazie. Branca, 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 lion, lion, lion. Boom. Dove sta? Allora. Mi sa che è un po' spento sto saldatore, eh? Adesso è acceso. Non saldava. Ok. E uno. Dove sta? Bisturi? Bisturi. Così Bisturi. vengono pure meglio. E.
voi sti ponticelli standard, uno non può variare il menù, che è sempre lo stesso menù, è come con la stessa moglie, insomma. È vero, c'è ragione, la stessa moglie non è che va molto bene, però. Devo andare a comprare Non ci vedi più? lei. No, Ah, sono finite? l'ho lasciata Che c'hai, quelle troppo giornaliere? lunga. No, quelle mensili. Ma lo sai che non puoi camminare? Che sta a dire? Così hanno detto. Che vuoi quella, mo che ha detto? Risponde a te. Ah. Beh, ma sta fuori orario. Non lo diciamo noi, lo dice l'amico tuo, quello di... Oh, senti, Max, questo ma nella fanculo pure tu? Amico mio, io non c'ho amici perché... Certi amici non sono amici, non so se mi sono spiegato. Anche perché di certi amici ne faccio a meno volentieri. Ne ho pochi di amici veri, purtroppo. Gli altri sono bla bla bla. Ma chi è st'amico nostro? Facci capire, ancora non abbiamo capito. Scrivi su WhatsApp. Ma lo sai qual è? No, no, conosco io. Sì. Sì. Va bene, mo sei soddisfatto? Che ti ho fatto i ponticelli come li volevi tu? Che palle! Che bello! Sì. Che rottura di scatole che siete tutte e due, tre, quattro, cinque, sette. Mo ne serve un altro qua, vedete? Perché io per essere serio, mo te faccio pure quello. Basta che la finisci, eh? Ma scusa, Prima va grattato. sappiamo noi che se rompono le nuove Ancora, lo sai tu? Io non lo so. Io non lo so. sedie. Però Pure che io avrei fatto un tic senso ha? così, ma non si possono fare. Io non lo so, no. Sì, dicono tante stronzate in giro, eh. Lascia sta mio gatto. Oh, lascia sta mio gatto, t'ho Non è detto. tuo. Qual è quell'altro? Sì, quello Quello lo rosso. può pure soffiare. Appunto, io l'ho fatto. Nero, bianco, No, bianco-nero. rosso. Altro ancora ce ne Bianco stanno. e rosso. Ogni tanto ne esce qualcun Bianco altro. e rosso, Io mi ricordo bianco-nero. Era della Juve. sì. Questo non c'è gratta, sentiamo questo. Ha detto... Non so perché ride. Ma chi è? Massimo, chi? Ragazzi, non ci fate caso, qui stiamo disquisendo, eh. Diceva un certo grande filosofo dell'antichità che l'amico di tutti è amico di nessuno. Questo personaggio dice che è amico di tutti. Come Eh sì. no? Non si gratta già, ma che Niente. è? È ingrattabile questo. Vediamo se con questa punta fine si gratta, perché si sta quasi staccando, capito? Te la voglio rinforzare, perché dopo mi dici ma tu non l'hai fatto quello, ecco perché non funziona bene, capito? Poi è sempre colpa mia, capito? Esatto. Oh, Ho un cliente al telefono. salutalo. Che vuoi? Ci devo parlare? Vuole informazioni, sì. Ma su che cosa? Su me? Il nostro cliente ha un'assistenza qua. Posso parlarci anche da qui, qual è il problema? Passamelo. Sei sicuro? Sì. Qual Sta in diretta. è il problema? Abbiamo mica nascondimenti da fare. È solo Gianni che vuole nascondere cose. Io non voglio nascondere Ma sto scherzando, niente. si Io non capisce? nascondo Si niente. capisce? Ti metti la bandana nera in faccia, non nascondi niente. Niente. Mettiamo un po' di stagno, poi mettiamo la cosa, eh? Buongiorno Enzo, ciao! Buongiorno signor Giuseppe, come andiamo? Io bene, Tutto tu? bene? Tutto a posto? Meno Diciamo tutto a male, posto. meno male. Dimmi, sono in Che diretta novità su abbiamo, signor Facebook, ma possiamo Giuseppe? parlare? Sì, Dicevi? non c'è problema. Ho sentito che te l'ha detto la ragazza, eh. Lo ribadivo per chi ci sta ascoltando. Senti, la situazione è molto critica, nel senso che non parte, non fa niente. Morto completamente. Se n'è andato. Vabbè, pazienza. Io l'avevo detto Lasciamo stare. perché mi chiamate in due, no? Gli avevo detto, guarda, ci Sì, riprovo l'ultima ci puntata, accorgiamo. poi se non va, non va. Purtroppo no, non Infatti. va. Va bene, sor Giuseppe, allora magari lo rimandiamo indietro Sì, così ci parliamo con organizziamo per la il spedizione paziente. di ritorno, va bene? Sì, va bene. Dai, buona giornata. Niente, Grazie anche a lei, buon lavoro. buongiorno. Ciao. Ho fatto, dai, là.
Purtroppo bisogna dare anche delle cattive notizie. Si è preso il coronavirus, sì, ecco, dico che ce lo porta pure il coronavirus. È ora di mangiare, si presenta pure tigre, eh? È il tigre. Sta arrivando anche il tigre, già. Ho rinforzato la piazzola, però ci metto il filetto che poi mi dice che non ci ho messo il filetto, non va bene. Ok. Sì, signora. Adesso fatti la pausa pranzo, che qua Gianni mi sta schiavizzando pure al di là del pranzo. Tigro e tigro, però già si sta sentendo l'odore di chi è passato, Cioè sarebbe di la tua... Ah, sta adorando l'altro gatto? chi è passato, è È tigro, quello roscio. Lui lo conosce bene, ce li dica spesso. ah, ecco. Litiga con tutti i gatti più o meno, Gli sta andando eh. Ma dietro, quello lì... Ah, sta andando a caccia? sì. Mi sembra che non c'è nient'altro, eh. Questo l'ho fatto, quello l'ho fatto. Mamma non vuole, papà nemmeno. Allora, questo qui non deve essere lungo, se no davanti potrebbe dar problemi. Vediamo un po'. Mi dà una tagliuzzata ancora un po' più corto. Vabbè, lo fai dopo però, eh. Non è che mi fa adesso. Posso fare pausa? E certo. Ma no, ormai ha finito. Vediamo se funziona, sta bene, sbandano. Vabbè. Questo c'era pure altri problemi da porci e da sottoporci. Ah, ma quest'angolo fa apposta per pungiarmi. Si gira sempre dalle parti mie, ma io non lo È tigro che so. te, è così. È l'antitetanica mi devo fare, forse di pungicarmi. Sì. Ok, beh, siamo pronti ragazzi, siamo pronti, le piazzole abbiamo fatto, un goccetto di sordel maschi all'origine della saldatura. Mo dimmi che pure mosse staccano, eh? Ci ho messo il filetto, come lo metto, come lo metto, non si sa. Sì, ora, dove sta? Dove sta? Eccolo. Una bella pulitina, una bella sordel mascatina. Guarda che bei filetti che c'hai, pure il controfilette. Tu te lo mangi il controfiletto ogni tanto? Sì. Vabbè, domani sera andiamo a mangiare la pizza, tu ti mangi il filetto e domani mangi la pizza, Va boh. bene, offro io, Fai prenotare la segretaria. eh. Offro io domani, eh. Soffri tu? Sì. Ma stai digerendo? No. Ti sento che fai... Ragazzi, qui si scherza, eh! Dai, la Lui prenota non se per la domani prende, sera, nemmeno amico. io. Ah, Terra sta prenotando per... Se volete venire, ognuno paga per sé No, pago io, pago io. e Gianni paga per noi. Pago Tutto tutto io. da... Oh, ma come sei buono. Ma come fanno quelli da fuori a venire a Roma? Perché non si può Ah, non arrivare so. Però domani pago io. a Roma. Domani paga Gianni. Sarebbe la fine. La canzone dice così, ma come che ne so io. Che fai? Che Sarebbe la fine. cosa? Oh, Se paghi tu. pago io. Domani pago io. Domani però, eh. Domani? Dopodomani? No. No. Sapevo io. Ok, siamo pronti. Dove l'ha messa la baseband che non ce l'ho più? Me la sono persa già. Poi Peggio niente, va. per Quella lì, guarda, sta lì, ti stavo ingannando, ci hai creduto, te. No. eh? Che dice Max? Ma dove andate che domani chiude tutto? Ah, domani... Ah, Vai. perciò paghi domani, Il eh? solito ignorante. Questo... È aperto. 155 è aperto. Lo chiamiamo a vedere se è aperto domani, secondo me è chiuso. Per me è aperto. Apre solo per me, ha detto. Domani chiude tutto. Ecco perché domani offri tu, eh. Facciamo che ci andiamo stasera, su. Offri stasera, su. Vabbè, pure stasera. Offri sempre tu. Sì. A posto. Dai, là! È meglio che prenoti stasera perché domani chiudono tutto. Almeno mangiamo l'ultima pizza. Ma aspetta, però potrebbero fare. Non si può andare in locali. Ma tu prenoti, ma la porti a casa. No. Manco la porti a casa. Vado io a pigliarmela. Neanche. Porca miseria, uno che si mangia. Quelle Niente, perché non ci vanno. È tutto surgelate. chiuso. Quelle surgelate, ho Esatto. capito. Vabbè. Ok. Vabbè, ma te ce l'hai con me. A posto, siamo pronti per la base band. Allora, adesso diamo 120 gradi sotto, Gianni. Mettiamo Sì. un po' di frustante e procediamo. Allora, 120, impostiamo il preriscaldatore. Aspettiamo che arrivi a temperatura, abbiamo la sonda termica per sondare la temperatura, perché sennò che si chiama sonda, se non sonda. A quanto sarà adesso secondo te? Io Da 120. mi gioco che sta già a 90.
Vediamo, sei pronto? Via. Allora, 56, 61, 78, 83, 85, 87, 88. Ci sono quasi indovinato, ho detto 100, io No, 90. no? No, non ho detto 90? 90? No, ho detto 100, mi sono sbagliato. 96, ci sta andando, dice, qua siamo a 100 gradi circa. 100 gradi per buttare la pasta. Vabbè, intorno ai 100, siamo quasi pronti allora. Fammi vedere se è tutto bello preparato come si deve. Oh, sì. Da pulire un po' perché ci sono delle imperfezioni, impurezze, insomma, c'è un po' di purè e altre roba. Vediamo adesso. Ancora. Io ti chiedo ancora, la tua bocca ancora, ancora. Ok, andiamo col flussante e poi la besma. La besma la mettiamo subito fuori. Flussante, un goccetto tanto per gradire. Ehi, tu, mettiti dritto, ok. Oddio, con la maschera è un casino saldare, me la scanso un attimo già. No, mi druppa, mi sbatte, si dice, me ne sbatto. Ma saldare con la maschera è proprio una cosa difficile, È fastidioso. perché qui non mi entra il naso. Tu hai saldato con la maschera prima? Bravo. Sì. Non t'ho visto, però no, mi fai un replay? No. Ma se non ce l'ha la maschera, c'è la bandana. C'ho quello che c'ho. La maschera è impicciosa perché questa c'è anche la valvola, no? Di sicurezza. Ok, saremmo pronti. Questa che schifezza, sì. Saremmo pronti. Prendiamo la base band. Il verso dove sta scritto? In Qua. basso. In basso a sinistra, a Sì. destra, cioè, scusa, A vero? destra, sì. Anche perché questa essendo rettangolare non la Certo. posso mettere in basso No. così. Allora, l'hai fatto bene? No. Se non l'hai fatto bene non andrà a buon fine. Bene. Posizioniamo la base band. Dentro, cammina. Ok. Ancora un po', grazie. Oh, ti ho detto ancora un po', che sei sorda. Ok. Che dici? Ti piace? Ti piace il marsupio? Perché tocca qui, che c'è? Non c'è niente, ok. L'hai pulita i laterali, la baseband, vero? Che significa proprio? Dove sta il mio, eccolo qua, il mio aghetto, dove lo metto, dove lo metto? Non si sa. Assicuro che non c'è. Ecco qua, sì. Così, così ci piace. Beh, diciamo che era attaccata a quelli, quindi la posizione è quella perché mi ricordo per togliere se erano attaccatissime quelle due induttanze. Siamo pronti? Quanti gradi siamo? Va bene. Vado, l'ammazzo e torno. Vento a Dissipatore per la 60. CPU c'è, poi se mi serve l'aumento. Per ora stiamo così, ma La faccio io. dovrebbe bastare, sai Gianni? Aspetta che devo mettere a fuoco, che vedo male. Ecco sì, adesso sì. Partiamo. Aspetta, voglio coprire meglio la CPU, ok. Ci piaci tu. Non serve aumentare già, questa No. è la pasta che abbiamo detto, no? Quella bianca. Quindi. Ah, quella bianca, allora via già un po'. Non è quella a bassa temperatura, giusto? Mettimi a 70. Ancora non sta sfogliando, eh? Eccolo qua. La vista che si è spiattellata? Sì. Metti a 80 e abbiamo finito. 80 paura. Ci sei? Ora. Allora, conta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
Basta. Ma che è sballato? Sì, io. Abbassiamo la temperatura a 100 gradi. Baseband saldata. Nuova di zecca. Come nuova. La vado a comprarla. È new new. Le piazzole si vedono, quelle laterali, vedi quelle, i ponticelli, si vedono? Sì, e il marsupio pure. Si vede il marsupio? Pensavo che non si vedeva. Quelli sono rimasti fermi perché siamo solder mascati, vedi come sono belli fermi le induttanze? Sì. Io direi pure di stare una solder mascata a questi condensatori. Meglio abbondare quando epicitare, no? Vabbè, dopo però. Mentre che aspettiamo che si raffredda lo facciamo. Dici? Sì. E mica dobbiamo, possiamo provarla subito, tra qualche minuto. Intanto togliamo questo dissipatore di calore, togliamo la monetina, togliamo... Ragazzi, stiamo preparando i corsi online, tra un po' vi diremo di iscrivervi, visto che siete a casa, eppure io sono a casa perché dobbiamo chiudere. Per aprile. Allora, faremo i corsi online, ovvero saranno pacchetti, tutti pacchetti mirati, chi paga entra e se fa il suo corso con me, non con Taira, con me, cominciate. Taira fa la segretaria, io faccio i corsi. Boh, magari. La segretaria. I corsi li fanno con me, mica con te, ho detto, giusto? Perché magari dico, no, no, li facciamo con Taira. No, 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 con Taira no. Taira fa delle cose tipo, dovete pagare, parlate con Taira. Dovete ripagare, parlate con Taira. Come? I pacchetti. I pacchetti non li ho ancora pubblicati perché adesso il mercato è fermo, Taira. E noi devo pubblicare dei pacchetti che non interesserebbero a nessuno. Chi ci viene a fare il corso da noi perché non si può muovere? Sì, di quelli online, adesso li metto... Ancora no. Pubblicherò tutto insieme ai corsi online, Taira. Ah, no, no, sì, certo. La domanda... La mia risposta è logica? Stiamo scegliendo la piattaforma. Se qualcuno di voi conosce una piattaforma buona per e-learning, sarebbe a dire i corsi online, io poi valuto se è buona, perché poi tutte le proposte si accettano, purché siano... buone, se non sono buone. Già mettiamo un po' di solder verde qua? Sì. Che dici? È meglio, no? Mm-hmm. Anche se sono pure belle, non ci sarebbe bisogno, lasciamo stare, va. Sì, sono Enrico Fermi e altre cose. Buono, allora passiamo alla prova, adesso la scocca e tutto il resto? Dietro il video, guarda, era giusto perché vedete se sapeva la risposta. Qual è questo? Sì, non c'è scritto nessun nome perché è quello... No, aspetta, oh. No, grilli qua. Questo è un altro. Più giù, ma no, no, andiamo a lì, più giù. Quello. Quella è la scocca, questo è il vero. La scocca ce l'hai tu, mica ce l'ho io. Ah, sì? Non ce l'hai tu? No. E ora deve stare qui da qualche parte. Eccola, vedi, ma che cavolo, non ci vedi proprio, eh. Ok. La vita. Bel telefono però, eh. Mm. Che c'era oltre al difetto di questo, se non mi sbaglio? C'era, altro... c'era anche la telecamera che non funzionava? No. Ti ricordi che bisogna cambiare il connettore? Sì. No? Ah, ok. Quindi non la colleghiamo perché il connettore è un po' dubbio, giusto? Mm-hmm. In dubbio, proreo. Allora, adesso se tutto è andato a buon fine, abbiamo anche la rete cellulare. Prima non c'era, era andata a farsi una passeggiata. C'era scritto cerco, cerco, cerco. Che voleva non lo so, però cercava. Mm. Ok. Ma dove va a finire? Oddio, guarda questi guanti, ormai dopo 2-3 ore di utilizzo, questi sono da buttare. Sono sterilizzati, però sono da buttare. Oggi che ti mangi di buono? A parte la banana? No, vediamo. Non ho ancora capito? No. Vedrai che cosa ti ha fatto la moglie? No, la moglie non mi fa niente. Il figlio? Neanche. E lo Spirito Santo? Sì. Ok, siamo pronti Gianni, intreccia le dita, che magari non manco si accende. Oh, ma lì è tutto, ma vuoi dire che devo mettere la camera larga, già non si vede niente al microscopio, no? Oh, così, così si vede, oh, sta fermo, non cadere, accendiamo, 3, 2, 1, go! E la mela non c'è, è morto. Ecco la mela, tua. Ma la batteria è collegata, no, no, eccola, mela, ma mi ha fatto mettere paura, vaffanculo. Ma non vedi che c'è la mela. Senti, è ora di andarsene, che è tardi, vado a mangiare, ciao. Bravo. Dimmelo, dimmelo tu! Com'era la password, la sacchetta qua? Non mi ricordo mai sta password sul telefono. Partirà il telefono, partirà, ma dove arriverà? Questo non si sa, sarà come il telefono di Gianni.
Allora, partito, ho scritto nessuna SIM, Gianni, che significherà nessuna SIM per te? Che lo devi rifare. Che l'ho fatto male? L'animale c'ha due attecchi davanti mena. Scusate che sto mettendo, non fa vedere a tutti quanti il codice. La baseband è ritornata, Gianni, ti faccio una demonstration. Ta 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 ta. Ammazza, quando scrivi questo? Guarda, c'è scritto email. Sì, Ti ricordi che prima non c'era? Te lo ricordi? Mi Sì. stavi dicendo che non ero stato bravo, eh? Che cos'erano gli altri guasti? Mi chiamo Wi-Fi, poi no? Wi-Fi. Wi-Fi non connesso, Beh, funziona. Sono stato bravo. hai visto che non funziona? Come non funziona? Funziona che sì, non connesso. Tu lo devi connettere, no? Vabbè, lo connetto Dici, al mio eh? Wi-Fi. Aspetta No, 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 niente, aspetta. un attimo, eccolo qua. C'è Lo sta. connettiamo, Vediamo, su. no, Hai adesso basta, basta. detto che non era? Boh, ormai ti devo dimostrare che c'è, perché tu sei un testa a pera. Si è connesso a iPhone Assist Room, va bene? Ora cominciano Vediamo, ad funziona la arrivare tutti i registrazione? messaggi, mo arrivano, La eh. registrazione Ma certo funziona? che funziona, ma metti una Vediamo. sim, nessuna sim, poraccio. Vabbè, Metti per una sim, una di fortuna. quelle di merda dell'uovo, su. No, c'è la sua. Scherzo. Allora, vuoi vedere anche la registrazione? Certamente. Memo vocali, posso provare? Vediamo, spingi il bottone. Faccio io, levo del mezzo. Pronti? Senti Ops. Gianni Bettenati che non sei altro. Che dici? Funzionerà anche gli sci audio che abbiamo fatto ieri, che ha No, dato già a buon no, fine? no, Mi sembra che no, sta registrando! no. Sentiamo. Senti Gianni Bettenati che non sei altro. Che Però dici? l'audio sarà Funzionerà anche gli sci basso, audio che le abbiamo fatto casse. ieri, che ha dato già a buon fine? Però si Mi sembra che sente. sta Ma perché c'è quest'audio registrando. così stupido? Non lo Gianni, che dice? L'abbiamo riparato? so. Sono stato bravo? No. Te l'ho fatta in quanto un'oretta, la baseband. Fatta io la Beh, tu l'hai baseband. ribollata, ma nella Ah, preparazione, toglierla, risaldarla, chi l'ha fatta? Leva e metti, sì. Ok, va bene, stanno arrivando i messaggi. David Certo. Rosso l'ha fatto così, non lo so chi è David. Oh, boh, basta così, ragazzi, avete curiosato troppo. Buon appetito! La baseband è stata riparata con successo da Giuseppe Mignani con la collaborazione esterna Del poro Gianni. di quello che c'ha la bandana che se nasconde. Ok, buon appetito a tutti, grazie per averci seguito. Bye bye, ciao 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 ciao. Possiamo chiudere, sì? Sì. Ok.